Parliamo di Open Data, comunità che si occupa di supportare la trasparenza nella pubblica amministrazione, che aveva segnalato errori nei dati pubblicati dalla Regione sulla diffusione della pandemia. Adesso chiede che vengano resi noti i meccanismi e protocolli nella raccolta dei numeri. Luca Tutone ha intervistato Nino Galante. Con Nino Galante di Open Data Sicilia partiamo proprio dall'articolo pubblicato oggi sul vostro portale, dati falsi sul Covid in Sicilia, la vostra comunità li chiedeva da un anno. Ecco, esattamente cosa chiedevate da un anno? Ma certamente non chiedevamo i dati falsi, chiedevamo ovviamente i dati riguardanti appunto i dati, diciamo, della pandemia in Sicilia. Noi ci siamo mossi dal fatto che ogni giorno sul portale del Dipartimento della Protezione Civile a Roma vengono pubblicati i dati nazionali e i dati regionali. Noi ci siamo accorti che mancavano, diciamo, i dati riguardanti le province e i comuni, e da questo siamo partiti, perché appunto quello volevamo, che pensiamo che sia importante, insomma, che i dati siano quanto più disponibili a disposizione, insomma, delle comunità anche più piccole, non soltanto della comunità regionale. Quindi chiedevamo dati provinciali, dati e dati comunali. Dati aperti ovviamente, in modo tale che comunque da questi dati si potessero ricavare anche analisi, curve, grafici, insomma, per poter, diciamo, seguire l'andamento della pandemia nei vari territori, come detto, diciamo, provinciali e comunali. Tra l'altro leggiamo che avete chiesto chiaramente verifiche quotidiane, ma soprattutto il vostro era un sentiero da tracciare per avere fondamentalmente la chiarezza sui dati sin dal primo momento, perché chiaramente su macronumeri è forse più semplice poter cambiare qualcosa, invece sui numeri più piccoli l'errore viene per forza fuori alla distanza. Ma dunque, sicuramente la trasparenza, che è una, diciamo, è uno degli obiettivi che la nostra comunità persegue, e l'utilizzo dell'open data come strumento principale, come uno degli strumenti principali per conseguire appunto la trasparenza nella pubblica amministrazione, soprattutto permette, diciamo, è un baluardo in fondo in qualche maniera alla manipolazione dei dati, cioè dire dati chiari e trasparenti difficilmente o comunque si possono manipolare con maggiore difficoltà, sono sicuramente più controllabili e quindi più soggetti, diciamo, a verifiche da parte di tutti quanti. È diventato ormai inevitabile, mi pare di capire, chiedere che questi dati siano aperti a tutti in maniera assolutamente trasparente e chiara. Sì, noi ovviamente sappiamo anche che non è sufficiente dare dei dati in maniera, diciamo, in delle infografiche o in, diciamo, in modalità testuale. I dati devono essere, come si suol dire, machine readable per essere gestiti, cioè dire bisogna avere appunto la possibilità di averli in formato, per semplificare, diciamo, possiamo dire tabellare, in modo tale che appunto da questi dati possano essere appunto poi tratti grafici e analisi, diciamo, di vario tipo da parte, diciamo, della comunità scientifica, e comunque, insomma, essere offerti in questo modo anche alle comunità, insomma, ai singoli cittadini.